Sulle scivole, esatto. I colleghi, i difendi, le donne, i colleghi dei padri, l'abbiamo conquistato dopo il presidente, no. Onorevole, buonasera. Buonasera, onorevole. Siamo alla parte del volo. Penso che ci sia un problema con la giustizia data la riforma che la maggioranza vuole operare. Io credo che ci sia bisogno di una buona riforma della giustizia. Mi pare che le premesse della riforma del ministro Nordio siano assolutamente positive. Dopodiché ovviamente dovremo fare il nostro lavoro in Parlamento, però noi abbiamo ritrovato sicuramente molti dei temi che come Italia Viva portiamo avanti da anni nelle nostre proposte in Parlamento, e quindi speriamo che questa possa essere l'occasione giusta per una riforma garantista e per una riforma che sicuramente deve anche lavorare su quelli che sono i nodi della giustizia, i tempi della giustizia, ma anche le garanzie per i cittadini. I magistrati però non sono d'accordo. Grazie. Posso chiedere una foto? Sì. Domani aspettiamo quello che succede, parlerà il Presidente del Consiglio, una volta terminato l'incontro, il Presidente della Repubblica francese. Io ho incontrato il Ministro degli Esteri, le cose vanno per il verso giusto, serve solidarietà europea, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno migratorio. Insomma, dobbiamo impedire che si ripetano episodi come quelli che sono successi qualche giorno fa, disastri nel Mediterraneo, ma serve una strategia complessiva e la Francia credo che sia chiamata a dare una mano importante. Ma può essere l'inizio di un nuovo rapporto, no, con la Francia? No, ma il rapporto, non è difficoltoso, noi siamo sempre stati coerenti, corretti, e facciamo valere le nostre ragioni, ma i rapporti con la Francia sono positivi, sono buoni, non è che ci sono cattivi rapporti. E se poi qualche ministro commette qualche errore siamo costretti a dire come la pensiamo. Il governo sta aiutando Expo in tutti i modi possibili, adesso ci auguriamo di poter arrivare al ballottaggio e poi vincere. Certo, gli avversari sono forti, sono agguerriti, non bisogna mai sottovalutarli, ma noi siamo al lavoro e
anche una serie di eventi che possono attirare l'attenzione su Roma, penso al vertice della FAO sulla sicurezza alimentare, penso alla Ryder Cup, ecco, sono tutti grandi appuntamenti che dimostrano le grandi capacità della capitale, quindi Roma può accogliere grandi eventi, poi ci sono, c'è il Giubileo, quindi ci sono tanti eventi straordinari che dimostrano che la capitale d'Italia è in grado di ospitare anche Expo 2030, poi vedremo. Allora, noi giovedì arriviamo come promesso dopo mesi di lavoro, di audizioni con le associazioni, con la polizia stradale, con i familiari delle vittime, col disegno di legge sulla sicurezza stradale, che non è un decreto chiuso, ma è un disegno di legge quindi a cui il Parlamento potrà portare tutti i miglioramenti, i cambiamenti e gli emendamenti possibili. Ci sono alcuni principi per i neopatentati, quindi per un neopatentato per i primi 3 anni non si potranno guidare auto di grossa cilindrata. I neopatentati che verranno fermati con l'utilizzo del telefono mentre guidano verranno fermati e verrà sospesa la patente, e poi per i recidivi con l'uso di alcol e droga al volante ci sarà la revoca definitiva della patente. Poi ci sono l'educazione stradale a scuola. Per quello che riguarda internet, non bisogna criminalizzare adesso youtuber, influencer, social, dipende da come lo usi. Sicuramente se guidi, ti riprendi e fai il cretino, non fai qualcosa di intelligente, quindi ci sarà una norma su quello, così come stiamo studiando con le società che gestiscono le autostrade, laddove c'è un tasso di incidentalità pressoché pari allo zero e ci sono 3, 4 o come sulla Milano Laghi ci saranno 5 corsie, in alcuni orari poter alzare anche il limite di velocità degli attuali 130. Quindi, e poi ci saranno norme a tutela dei ciclisti per evitare i sorpassi senza 1,5 metri di spazio, ci saranno delle norme per i monopattini che 30 anni fa non c'erano nel codice della strada, quindi che prevedono casco, targa, assicurazione per la sicurezza loro e degli altri, e conto che non faccia miracoli ma salvi vite. Quindi, scusi, su quale tratte si potrà andare oltre i 130? No, qua stanno studiando i concessionari autostradali, laddove c'è un ridotto tasso di incidenti, perché purtroppo la stragrande maggioranza degli incidenti non sono né nei comuni né sulle autostrade, gli incidenti mortali sono sulle strade extraurbane. Ci sono alcuni tratti autostradali a tasso di incidentalità sostanzialmente pari allo zero, dove si potrà, se la norma lo permetterà come ipotizzato, superare anche i 130 come in tanti paesi europei.